Stiamo parlando del Web Marketing Festival o comunque del WMF in generale, stiamo parlando del più grande festival italiano dedicato all'innovazione digitale e social. Guarda, sicuramente i tre sono quelli un pochino più noti, che sono l'intelligenza artificiale, la parte di robotica e tutto il tema dei big data. Cioè, dall'interazione di questi tre mondi, probabilmente la rivoluzione che sta per arrivare sarà molto più grossa, molto più ampia rispetto a quello che abbiamo visto con internet. 42. Allora, ciao Cosmano e benvenuto su Lega Nerd, grazie mille per il tuo tempo. Grazie a te, Antonio. Web Marketing Festival, si chiama ancora così? Posso ancora chiamarlo così? Perché c'è in corso, Guarda. mi sembra, un pivot verso un nome. Vedo questo We Make Future che mi piace molto, devo dire, però ancora non avete avuto il coraggio di cambiare dominio, giusto? No, Sbaglio? guarda, in realtà è da tempo che ormai non si chiama così, perché si chiama WMF con questo Sì. We Make Future. C'è anche ancora, naturalmente, ci sarà sempre la parte di Web Marketing Festival, perché il festival è sempre stato un contenitore di eventi e un contenitore di festival, tra cui la parte di Web Marketing sempre al centro. Quindi c'è sempre stata in nuce in questo WMF questa parte di costruzione del futuro, facendo della contaminazione tra il marketing, l'imprenditorialità e così via, appunto il punto di forza. Però Sul dominio, tu lo chiami WMF, non lo chiami più WMF. Web Marketing Festival, Sì, preferisci in quello a questo realtà, punto? guarda, sì, esatto. In realtà internamente l'abbiamo sempre chiamato WMF. Sì. Poi, se consideri sul discorso del dominio, diciamo che era uno di quei passaggi che avremmo dovuto fare nel momento in cui il Covid è sbucato. Quindi diciamo che l'ultimo problema in quel momento, ci siamo preoccupati di dar supporto, l'ultimo Chiaro. problema era fare il passaggio del dominio. Però diciamo che è anche bello tenere ancora quel dominio. Una cosa che raccontavamo da anni è che questa parte di Web Marketing Festival è sempre stata importante, perché abbiamo voluto cercare negli anni, di attraverso il web marketing, di trattare temi che prima non erano trattati da altri. Poi col Covid magari sono stati messi un po' in risalto, no? Quindi, ad esempio, quando cercavamo di raccontare la Assolutamente. parte di lotta alla mafia dentro il Web Marketing Festival, perché cerchiamo di promuovere la lotta alla mafia grazie al digitale, anche attraverso lo strumento del Web Marketing. Quindi è sempre stato uno strumento, un contenitore, noi l'abbiamo sempre definito un acceleratore al servizio della società. E speriamo che sia sempre più così, al di là del festival, al di là dell'evento. Quindi uno strumento al servizio della società. Sì, assolutamente, mi sembra veramente molto figo. Adesso chiaramente do per scontato che tutti quelli che ci stanno guardando sappiano più, bene o male di cosa si parla, ma ti lascio tra un attimo anche introdurre in generale. Mi piaceva intanto partire con questa cosa del nome perché chiaramente mi interessa a me, nel senso che sono temi che mi stanno a cuore, c'è cioè il branding, l'immagine, eccetera. Per cui Certo. quando ho visto questa migrazione non completa, volevo un po' sapere con te, insomma, qual era lo stato. Comunque, per chi ci guarda, stiamo parlando del Web Marketing Festival o comunque del WMF in generale, stiamo parlando del più grande festival italiano dedicato all'innovazione digitale e social. Quindi molto interessante soprattutto nel 2021, mi viene da dire. Si tiene a Rimini, si è sempre tenuto storicamente a Rimini, vicino a casa mia, come sentirete, io sono romagnolissimo, sono di Ravenna, ma sono veramente a mezz'ora di macchina e ho sempre partecipato. Inizialmente partecipavo, insomma, come tra il pubblico, ho anche avuto il piacere di parlare al WMF e l'ho sempre apprezzato. Per cui volevo, insieme a Cosmano, cercare un po' di fare il punto, sicuramente di come sarà l'edizione 2021, che vi ricordo si terrà nel 15, il 16 e il 17 luglio a Rimini in presenza. Finalmente si torna in presenza, ma volevo prima. Così far due chiacchiere su quello che è successo, insomma, nel 2020, perché insomma non mi sembra poco quello che è successo. Uno su di voi, nel senso sul vostro festival, due in generale su tutti i festival, tre in generale nel mondo, insomma. Per cui andando per gradi, prima cosa, edizione 2020 è stata full digital, giusto Cosmano? Quindi come l'avete gestita più o meno? Come è andata? Quali sono stati i feedback? Vi siete trovati bene? Io scommetto che pensavate peggio, ma alla fine è andata molto bene. È così? No, guarda, è andata bene, per quanto si possa utilizzare questo termine, in un'edizione in cui
comunque non abbiamo avuto la possibilità di stare a contatto con le persone, però diciamo che possiamo utilizzare comunque il termine è andata bene. Cosa abbiamo fatto? Allora, praticamente appena è arrivata la pandemia, ci siamo un attimino fermati e abbiamo messo in piedi una serie di attività attraverso il festival di supporto, quindi internet per gli insegnanti, abbiamo messo in piedi prodotti di formazione gratuita per supportare le varie realtà. Da lì abbiamo pensato di raddoppiare le edizioni, quindi il festival è sempre stato a giugno, abbiamo mantenuto l'edizione di giugno 4, 5, 6 giugno, dopodiché abbiamo creato un'altra a novembre, 19, 20 e 21 novembre. Quindi abbiamo sentito un po' il dovere, l'obbligo di raddoppiare, di provare ad essere di supporto per diffondere l'innovazione in un momento molto particolare. Quindi 4, 5 e 6 giugno lo scorso anno, il 4 era il giorno in cui ci si poteva iniziare a spostare tra le regioni, ma non era consentito nessun evento naturalmente. Quindi abbiamo potenziato quello che era il format televisivo che avevamo messo in piedi negli anni passati, abbiamo creato questo main stage televisivo e attraverso la piattaforma che poi abbiamo terminato di sviluppare e messo anche sul mercato ibrida.io, abbiamo reso l'evento anche digitale. Devo dire che è stato un po' un tornare indietro perché il festival nel 2013-2014, nelle prime edizioni, aveva già questa parte digital. Poi noi avevamo fatto di tutto per portare in presenza, no, gli operatori del digitale. E a novembre, Sì, poi però il dicevo. pubblico non era pronto quanto lo è Esatto, stato l'anno scorso, immagino, ecco. infatti, ai tempi non era pronto. Ci mancava sul lato della piattaforma sviluppare la parte di area espositiva, quindi abbiamo ultimato questa parte. Poi a novembre, sino al mese prima, la normativa consentiva di realizzare l'evento in presenza e online. Poi c'è stato purtroppo l'aumento dei casi, quindi il DPCM è cambiato e abbiamo convertito l'evento. Siamo ritornati, insomma, alla formula digita con lo studio in formato televisivo e le altre sale, in realtà abbiamo creato tre, uno studio principale e due più piccolini e le varie sale che erano 55, tutte in contemporanea con l'area espositiva digitale. In termini di feedback, guarda, le persone, è normale che rispetto a un evento fisico cambia tutto, però hanno apprezzato gli sforzi, hanno apprezzato il fatto che abbiamo provato a creare dei contesti per far connettere le persone. Quindi i feedback erano positivi. È normale che costantemente quello che ci veniva ripetuto, non vediamo l'ora di tornare in presenza e quindi spero quest'anno, insomma, Per siamo forza. arrivati un po' questo 2021. Quindi questo per quanto riguarda noi. Sì, infatti, seconda domanda subito dopo è, in generale però, diciamo, se posso dirle, è una cosa che ripeto da un po' di mesi, l'unica cosa buona che ha portato il Covid in questo anno, anno e mezzo, è stato che ci ha forzati tutti, anche i meno, diciamo, digital, a diventare digital, no? Cioè, c'è stata questa grande immigrazione di babbani verso il digitale, no? Abbiamo scoperto che si possono ordinare le cose online, che si può ordinare il pranzo online, che i festival esistono anche volendo solamente in digitale, e che le riunioni si possono fare anche con una webcam e non c'è bisogno di prendere un treno, no? Insomma, o comunque di vedersi tutti quanti i giorni. È stato anche piacevole da un certo punto di vista. È chiaro che insomma, l'italiano medio è un animale sociale e che non vediamo l'ora di rivederci in presenza e tutto quello che vuoi. Però a me sembra, forse sono io che sono di parte, però a me sembra che questa sia una buona notizia. Insomma, il fatto che ci si sia digitalizzati molto di più nell'arco di un anno. E questo, come dicevo prima, uno diciamo, ha portato a una giusta e buona evoluzione la maggior parte dei festival, secondo me. Perché comunque anche quest'anno voi sì, tornerete in presenza, ma farete anche tanti panel in digital, immagino. E questo è dovuto, immagino io, anche al fatto che appunto il pubblico è pronto e che in quella maniera lì si può raggiungere molta più gente rispetto a quelli che possono permettersi di venire a Rimini, insomma. Per cui sì, secondo me è una bella notizia. Non so tu come la vedi, insomma, su Guarda, questo. ti faccio una piccola parentesi su di noi, poi esco dal nostro ambito. Nel 2019, il festival, per le persone che non potevano venire in presenza o anche per chi era in presenza, tranquillamente potevano guardare i panel dal telefonino o dal desktop. Quindi avevamo già questo tipo di impostazione. Nel 2020 saremmo andati su questa situazione ibrida, probabilmente non rendendo ibrida la parte espositiva, cosa che poi abbiamo fatto e che ci sarà anche quest'anno.
Quindi diciamo che era un trend che al di là di noi in qualche modo si stava già Voi però a Cosmano siete veramente una mosca bianca, cioè voi siete un festival dell'innovazione, è chiaro che eravate già avanti da questo punto di vista, però in generale... Certo, però molti anche altri eventi, ma anche all'estero, ma anche in Italia, qualcuno stava già andando su questa direzione, dopodiché concordo totalmente con te che ha accelerato. Ci sono i lati positivi di tutto ciò. Una cosa che secondo me dovremmo affermare, riprendendo su questo parafraso, spesso Maurizio Carta, che è un architetto, lui parla di città aumentate. Io ho preso questo termine e l'ho applicato un pochino agli eventi, anche ai negozi, con l'e-commerce e col digital. Cioè, sarebbe molto bello oggi, nel 2021, parlare di negozi aumentati, di eventi aumentati, dove il fatto di essere aumentati non è che sia dato esclusivamente dalla parte digital, anche dalla parte fisica, perché ci sono alcune esperienze che fisicamente sono aumentate. Altri tipi di esperienze, altri tipi di panel per gli eventi, così come in alcune attività commerciali, l'esperienza digital ti permette di aumentare la percezione. Avete fatto qualche esperimento su questo? Cioè farete qualcosa di simile a Rimini? È molto interessante. Qualcosa Guarda, di magari, non so, insieme all'app, o pensate di farlo i prossimi anni? No, è così. Alcune cose, nel 2019 avevamo tutta la parte di area espositiva in realtà aumentata. In realtà aumentata, è questo, proprio quello. C'era già nel 2019. Ecco. Quest'anno, visto che avremo l'area espositiva, gli stand che saranno presenti fisicamente avranno anche la parte digital. Okay. Quindi chi è a casa digitalmente può parlare con l'espositore e viceversa, ci saranno anche stand che non saranno presenti fisicamente ma avranno solamente la presenza può parlare digitale. Con l'espositore, cioè in che senso? Io mi collego al sito, all'app, al sito, vado nella parte diciamo espositiva virtuale e come parlo con l'espositore? Contatta via chat e poi si possono fissare delle chiamate, ci si può parlare, videochiamare e vedere. Stesso discorso per la parte di colloqui di lavoro, noi abbiamo sempre puntato tanto da sempre col festival nel consentire l'incontro tra domanda e offerta sulle professioni digitali. Quest'anno sarà possibile farlo, questa parte di job placement, chi sarà presente lì potrà incontrare l'azienda fisicamente, chi è da casa incontra l'azienda fisica e viceversa, quindi sarà un'esperienza aumentata. Sì, quello credo in particolare che... credo che sia proprio il settore che diciamo è più da anni si fa, no? Diciamo sul mettere insieme offerta e richiesta. Cioè, mia esperienza personale, per esempio, Gamescom nel settore videogiochi lo faceva nella parte industria 5-6 anni fa, insomma, di 5-6 anni fa, infatti. Esatto, quindi questa parte come accennavamo prima, su alcuni ambiti già ci si stava muovendo così. Poi questo 2020, io dico purtroppo perché su alcuni aspetti ne parlavo anche recentemente, esco un po' fuori tema, no? Abbiamo fatto questa audizione in commissione lavoro in Camera dei Deputati sul tema dei creators, sul tema del, non so se hai seguito la vicenda. I creators, gli streamer si sono mobilitati rispetto alle piattaforme. Questa linea su quanto è cambiato il lavoro e come bisognerebbe tutelare i lavoratori digitali, i creators, gli streamer e quant'altro, è un tema che per chi opera nell'ambito digital ne parliamo da 10 anni. Sì. Le istituzioni hanno preso consapevolezza ora, purtroppo il Covid ha dovuto sollevare e portare all'attenzione. Lo stesso discorso vale per il mondo degli eventi, su tanti altri ambiti, purtroppo il Covid ha dovuto accelerare. Da un lato dico purtroppo perché erano aspetti che si facevano presenti da tempo, quindi vedi anche oggi tutto il tema del digital health, di tutti questi aspetti importanti. Esatto. Che incredibile accelerazione che ha avuto tutta quanta la gestione, no, del appunto di digital health, o comunque insomma, no, la gestione della sanità online, no? Sì, pensa se ci fossimo mossi meglio negli anni passati, non sarebbe stato tutto il casino con l'app Immuni, cui potremmo iniziare a parlare ora, a finire tra 10 anni. Quindi, sulla gestione separata di ogni regione che si fa le proprie piattaforme gestite in maniera differente, eccetera, eccetera. Vabbè, non voglio entrare su questo, altrimenti andiamo avanti a parlare 10 ore. Andiamo avanti, che è meglio. Comunque.
Io dico che cioè, da questo punto di vista il 2020 è stato un buon anno per il digital, da ovviamente solamente da questo punto di vista. E insomma, i frutti credo che li raccoglieremo nei prossimi 10 anni, insomma, sorvolando anche sul PNRR e tutto quello che ci gira attorno, che tra l'altro è uno dei temi che tratterete anche nel festival di quest'anno, leggevo, non so in che Sì, modo. ci saranno dei tavoli di lavoro sul PNRR in cui i partecipanti, ci saranno dei tavoli istituzionali con la presenza di soggetti governativi, rappresentanti di comuni e quant'altro che illustreranno alcuni punti e poi organizzeremo dei tavoli, dei gruppi di lavoro tra i partecipanti per presentare alle istituzioni dei progetti che speriamo possano essere presi in considerazione. Stesso discorso sulla parte dei creators, durante la 3 giorni andremo a sviluppare una bozza che può essere utile per una proposta normativa sul tema di questa professione. Quindi il PNRR, così come la parte dei creators, il tema dell'occupazione per noi è centrale, ecco perché appunto no, We Make Future, la costruzione del futuro, passa anche dal prendere parte, dal provare a prendere parte al PNRR. Anche lì abbiamo avuto la fortuna il 9 marzo di essere in audizione in Senato, per presentare un po' la nostra visione sul PNRR. E da lì passerà, sono quei 10 anni di cui parlavi tu, no? Nel senso che i primi 5 di questi 10 anni saranno inevitabilmente influenzati da come utilizzeremo i soldi del PNRR sulla parte digital è super centrale. Quindi sarebbe proprio bello che tutti i partecipanti riuscissero a prendere parte tramite questi progetti. Molto figo, molto figo. Raccontami allora, diciamo così a grandi linee, chiaramente, l'edizione di quest'anno. Cioè, sul sito leggevo, i temi sono veramente infiniti, per cui non ti faccio elencare ogni singolo tema, però diciamo in generale, cosa devo aspettarmi quando verrò al WWF di quest'anno? Tantissimi panel Guarda, di istruzione, come al solito, immagino, main sì, stage. partiamo da 2 punti. Uno è che sarà l'edizione più completa di sempre, e con tante attività, è proprio quella più potenziata. Al contempo, in presenza, avremo i posti contingentati perché l'evento deve essere fatto in sicurezza, quindi non possiamo Chiaro. avere la situazione del 2019. Nonostante ciò, abbiamo sentito ancora più l'esigenza di mettere in piedi più attività. Parlavo prima di convergenza. Scusami, quante diciamo persone riuscite a far entrare al massimo quest'anno? Allora, da normativa attuale abbiamo fisicamente 2.000 persone al giorno, Ah, quindi non si può ok. andare oltre Un quelle. decimo del 2019 praticamente. Non si può andare oltre quelle, è giusto che sia così. Detto ciò, per noi è un punto questo di partenza per arrivare un po' al prossimo nel 2022. Le Certo. date le abbiamo già fissate, 16, 17, 18 giugno saremo al Pala Congressi a Rimini nel 2022, è un punto per arrivare lì. Ok, quindi Ritornando al passate a 2020. giugno il prossimo anno, passate a Sì, giugno. assolutamente. Ritornando a quest'anno, Sì. parlavo prima di convergenza tra più mondi, tra più industry, tra più temi, perché nel momento in cui parli di innovazione non puoi, è normale che è l'interazione tra tutti questi mondi e i professionisti che fa la differenza. Quindi abbiamo una Certo. parte di concerti che abbiamo potenziato, quindi ci sarà il primo concerto di apertura, aprirà Rui Paci con gli Ary Tusca, questo tour lo aprirà da noi, il tour che lancerà, che si chiamerà La Despedita. Il secondo giorno avremo un ben tributo dei Queen, il terzo di una banda che si chiama John Lennon, fatta da giovani, con un progetto molto particolare scritto dal ministro Bianchi. Le sale formative, i palchi, gli stage saranno 60. Ognuno di questi è un evento verticale. Andiamo dall'aerospace al social media management, alla SEO, alla sostenibilità, su cui abbiamo delle sale sugli obiettivi del millennio in collaborazione con le cattedre UNESCO. Sala dedicata al coding e così via, sono davvero tanti. Il main stage, dove avremo i concerti, ma avremo talk ispirazionali, presenze sui temi dell'innovazione, sia digitale che sociale, a 360 gradi, con la presenza anche di soggetti istituzionali. Momenti di show di intrattenimento, avremo questi contest che abbiamo creato, uno con RDS sulla parte di band emergenti. Abbiamo lanciato l'Innovation Film Fest, quest'anno sono arrivate oltre 250 candidature su progetti di cortometraggi e sceneggiature innovative, quindi sarà Ottimo. molto bello vedere anche questa parte. L'area espositiva con vari brand, avremo anche il Ministero della Cultura con la presentazione del progetto Digital Library. All'interno dell'area espositiva poi abbiamo tutto il mondo startup. Una novità interessante, abbiamo creato questo World Startup Fest, perché dalla call per la competition. Tra i vari progetti, tra le 500 candidature, c'erano molti progetti da tutto il mondo. Quindi è stato Ok. molto bello vedere come start-up e anche scale-up dall'Africa, dall'Asia, dall'America si candidassero
a una competizione italiana. Quindi ci sarà la finale della la Startup Competition italiana, abbiamo pubblicato i nomi, abbiamo creato questa Scale Up for Future con 5 scale up molto note che stanno trainando e traineranno l'Europa. Tra queste abbiamo SumUp, Foodpanda, Content Square, comunque brand molto noti. Un International Startup Showcase, abbiamo selezionato 2 startup per continente, lasciando fuori l'Oceania, da cui non sono arrivate candidature, quindi avremo anche questa presenza, e uno Startup District. Ci sarà anche una zona dedicata ai droni, dove si potrà pilotare e formarsi, e un'area anche di testa. Di roba, Cosman, proprio. Sì, c'è tantissima roba, quindi... Davvero tanta roba, sia fisica che online. Molto figo, molto figo. Sì, no, guarda, hai scolto solamente una cosa che mi ero segnato, che vorrei capire cos'è questo Borghi 2040. Allora, sì, guarda, noi abbiamo lanciato, tra l'altro qua dietro c'è una piccola timeline, vedi questa U, ecco, sì. Di Habitat. Sì. Questa U di Habitat. Allora, noi anni fa, nel 2018, abbiamo iniziato a calcare un po' la mano e a spingere sull'acceleratore sul tema dei borghi, considerandoli sempre un po' la spina dorsale del nostro paese, tutti i borghi. Sì. Provando a lavorare sul tema di tradizione e innovazione, nel senso, e questo è un punto importante, perché si è sempre parlato di come digitalizzare i borghi, dall'altro lato io credo molto che soprattutto le nuove generazioni e anche noi abbiamo bisogno di trarre valore dalla tradizione e da tutta la nostra parte storica. Di conseguenza abbiamo tirato fuori una serie di progetti, Borghi Digitale e così via, in cui questo Borghi 2040 cos'è? Abbiamo avviato la candidatura chiedendo alle persone come immaginate il vostro borgo nel 2040. Quindi mandateci il vostro progetto e poi lo presenteremo. Ci stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando a contatto con i territori, e all'interno di questo progetto rientra anche quello Habitat di cui vi parlavo poc'anzi. Abbiamo lanciato questi 13 hub sull'innovazione e la sostenibilità nei piccoli centri italiani, provando a unire tutta quanta l'Italia. Il primo l'abbiamo aperto in Calabria, Monasterace, all'interno del castello medievale. Saranno dei centri di formazione gratuita per il territorio sul digitale e sulla sostenibilità, saranno anche dei co-working, e il primo l'abbiamo appena aperto. Gli altri partiranno da settembre per essere attivi e lavorare a contatto con i borghi, con i piccoli centri. Con le imprese e così via, insomma, quindi crediamo tanto molto nella figo. Valorizzazione dei borghi. Molto figo, tra l'altro si ricollega un po' a quello che dicevo prima, no? Se c'è una cosa che ci ha insegnato il Covid è appunto attraverso il telelavoro. Io sono un grande promotore dell'andarsene da Milano, per cui insomma io abito in un piccolo centro sul mare in Romagna, e insomma spesso parlo con i miei colleghi digital che magari sono ancora a Milano e gli dico ma perché non ti sei ancora trasferito, insomma basta una connessione a internet, no? Quanto si vive meglio in Romagna, per cui da questo punto di vista questi borghi 2040 insomma un po' è questo, basterebbe una buona connessione. No, questo è un punto, insomma, da cui sarebbe un incentivo molto forte. Non si può prescindere. Forte. Esatto, purtroppo. Esatto, molto figo. Se vedi, allora, voi parlate, diciamo che il thread union di tutto questo è l'innovazione, termine appunto che si può applicare a qualunque argomento fondamentalmente, e da qui appunto si capisce perché il vostro programma di attività è così vasto e variegato. Ma se dovessi vedere dei trend, diciamo, di innovazione da qui al 2030, no? I prossimi famosi 10 anni, o comunque il decennio degli anni 20, più o meno, vedi qualcosa di ben definito, siamo ancora molto vaghi, o c'è qualcosa? Prima abbiamo parlato di realtà aumentata, potrebbe essere una, vedi qualcos'altro tra i tanti, insomma, che vedi tutti i giorni? Guarda, sicuramente i tre sono quelli un pochino più noti, che sono intelligenza artificiale, la parte di robotica e tutto il tema dei big data, cioè dall'interazione di questi tre mondi probabilmente la rivoluzione che sta per arrivare sarà molto più grossa, molto più ampia rispetto a quello che abbiamo visto con internet, perché questi tre mondi intrecciati tra di loro rischiano, se non gestiti per bene, in modo sostenibile, qui c'è anche tutto un tema di sostenibilità di questi temi, di andare a modificare quella che è la linea valoriale dell'essere umano. Nel senso, internet ha potenziato le connessioni, ha potenziato il marketing, ha potenziato il business, ha rivoluzionato molti mercati, non ha mai cambiato la linea valoriale dell'essere umano.
intelligenza artificiale, robotica e tutto il tema dei big data intrecciati tra di loro rischiano, se non gestiti per bene, di poter andare a modificare anche questa linea valoriale. Sì. Da qui abbiamo tutto il tema delle nanotecnologie e delle biotecnologie, nel senso, è un momento questo importantissimo. Quindi una cosa che voglio sottolineare è questa, che lo so che può essere un pensiero un po' in controtendenza. Se il Covid ha accelerato tutti questi temi della digitalizzazione in modo corretto, dall'altro lato ha distolto le grosse realtà, un tot di pensatori, chi stava portando avanti un certo tipo di linea, dall'attenzione rispetto alla sostenibilità di questi temi. Cioè, è un po' come se ci fossimo distratti, perché giustamente col digitale noi abbiamo recuperato un gap importante. Però molte realtà stavano lavorando su questi trend di cui parlavo poc'anzi. Una delle grosse preoccupazioni nostre e di molti altri attori era appunto questa. Nei 12 mesi passati ci siamo preoccupati di dobbiamo digitalizzarci, se ci fosse stato il digitale, se questo, se quest'altro. Ci siamo un po' preoccupati meno di quello. Quindi io credo che da qui ai prossimi 15 anni sicuramente questi tre aspetti devono essere controllati e gestiti per bene. Ecco, fammi capire, cioè, quindi tu auspichi, diciamo, un maggiore controllo pubblico, comunque politico, della faccenda? No, guarda, io auspico in primis una maggiore presa di consapevolezza e di coscienza da parte di ognuno di noi, perché quello che è mancato anche in questo periodo di Covid è questo, lo stiamo vedendo col tema dei Novax, o della diffusione delle fake news, che in questi 12 mesi è esploso perché al di là della normativa, al di là delle piattaforme, al di là di tutto, la consapevolezza e la conoscenza degli strumenti da parte di ognuno di noi è molto bassa. Su questi temi è ancora di più bassa. Quindi io credo che sia molto importante informare e formare su questo. Dopodiché è opportuno assolutamente aprire dei tavoli di lavoro più ampi possibili su questi temi. Quindi non sto dicendo che domani devono intervenire le istituzioni e bloccare, non sto dicendo questo. Ma per me lo puoi anche dire, Cosmano, nel senso che comunque andrà regolamentata sta roba prima o poi. Sì, andrà regolamentata, come ti dicevo prima, ancora c'è da regolamentare tutta la parte delle professioni, no? Sì. Cioè, nel senso, quando ci siamo ritrovati a buttare giù la memoria da presentare sul tema dei creators, un aspetto che è inevitabile, che esula dalla parte digital. La parte digital è il business nato col digitale, amplificato col digitale, ha sottolineato ulteriormente i problemi, no? E il tema del costo del lavoro, che è sempre stato un problema in Italia. Col digitale le aziende italiane hanno potuto competere su stessi mercati di un'azienda di un altro paese, dove loro hanno però il vantaggio competitivo perché hanno costo del lavoro più basso. Quindi ancora c'è la normativa da far chiarezza lì. Su tutti questi temi, in primis dobbiamo fare chiarezza noi, ogni singola persona, nell'informarsi, nel formarsi, e sicuramente aprire dei tavoli di lavoro è molto importante, perché insomma, non dico che rischiamo, però la gestione deve essere fatta, è un tema di sostenibilità di questa accelerazione. Sì, diciamo che il tema che hai sollevato tu è molto più importante rispetto, insomma, ai creator, che è più una questione tecnica di codice ateco, insomma, non è una roba che influenza la società, no? Invece quello di cui parlavamo prima potenzialmente potrebbe veramente influenzare proprio la società, il mondo, eccetera. Quindi io sono... Sì, influenzano in modo diverso. Sì, modo diverso, insomma, come dici tu, quella parte probabilmente rischia di... Ora non voglio spaventare, non è quello, però è uno di quei temi che secondo me vanno attenzionati. Assolutamente, assolutamente. E direi che siamo arrivati, grazie mille Cosmano, veramente è stato molto interessante sia, insomma, parlare di te, del tuo festival, ma anche in generale, quindi spero di rivedersi e di rifare quattro chiacchiere. Invito tutti quanti chiaramente se non avete già comprato il biglietto, almeno di vedere in digitale il WMF 2021, 15, 16, 17 luglio 2021, appunto, su webmarketingfestival.it, e grazie mille Cosmano. Grazie a te, ci incontriamo a Rimini. Dai, alla prossima. Ciao. Ciao.